una piccola e veloce premessa prima di iniziare il video. Ho avuto dei problemi durante l'editing e in pratica da tipo metà video in poi non si sentirà più l'audio del gioco. La sostituirò con un sottofondo di una canzone. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, Viaggio che vi parlo, oggi siamo in un nuovo video di Clash Royale. Oggi andremo a fare un altro spacchettamento dei bauli. Possiamo subito iniziare con Smoker. Smoker fa parte del clan White Glory. Ha 1140 corone, quindi complimenti, sei in Lega 1 e possiamo vedere il suo deck, che è questo qui. Bene, a questo punto possiamo iniziare dal baule omaggio. Via. Allora, primo baule 97 d'oro, 2 gemme, una cura e 12 arcieri. Vabbè, dai, ci sta come baule omaggio. Secondo baule, via, subito. 103 d'oro, una valchiria, 12 frecce e basta, giustamente, perché... Vabbè, ok. Adesso partiamo con il gigante. 860 d'oro, 11 pipistrelli, 27 fornaci. E mi si sta scaricando il tablet, ma va bene. Poi 30 cure e l'ultima carta, 219 Gang Goblin. Madonna, 219 Gang Goblin sono tanti. Però i pipistrelli è la nuova carta che è uscita, quindi ci sta che siano usciti in un baule gigante. Adesso andiamo con il baule magico, direi. Allora, partiamo subito con 1200 d'oro, poi 5 goblin solamente, 13 pipistrelli, 20 spiriti del ghiaccio, 56 gang goblin e 2 scheletri giganti. Vediamo un po', 2 veleni e no, non ci arriviamo a fare la leggendaria, 25 cure, va bene, va benissimo. Vediamo nel prossimo baule, un altro baule magico, via, partiamo subito, 1200 d'oro, 4 gang goblin, 6 cavalieri, 14 pipistrelli, 26 frecce addirittura, 44 barbari scelti che sono tantissimi, 25 cure e la epica, 4 principi, e vabbè. E anche in questa niente leggendario, però ovviamente adesso avremo il baule leggendario, vediamo cosa uscirà. Vediamo, 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 oh, vediamo, 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 aiuto, c'ho la nostra ansia per lui! Un minatore! Il minatore ce l'aveva già, però comunque è una carta leggendaria abbastanza buona. Io la uso spesso, a volte, e secondo me è una carta leggendaria molto buona. Quindi niente, con questo è finito Smoker e passiamo al prossimo player. Allora, adesso siamo sul profilo di Unicorn, che è anche del mio clan Deathly Shadows, a 2839 corone e questo è il suo mazzo. Ok, partiamo subito dal baule omaggio. Vediamo un po', allora, 80 di oro. 2 gemme, poi, una capanna dei barbari, 10 gang goblin e basta. Vediamo il prossimo baule omaggio, vai. 83 d'oro, una lapide e 10 orda di sgherri. Va bene, va benissimo, gli sgherri sono molto forti, quindi se li usa, ben venga. 61 di oro, una fornace, 10 barbari e basta. Oh, mi fermo sempre dopo, però va bene. Niente, adesso andiamo col baule della corona. 496 d'oro, 3 gemme, 15 orde di sgherri, 15 spiriti del ghiaccio, 33 barbari e una epica. No, una rara, scusate, 7 fornaci, va bene, va bene. Adesso direi che andiamo col gigante a questo punto, quindi partiamo col gigante. Allora, vediamo un po'. 740 di oro, un arco X, pensate un po'. 92 goblin lancieri, 103 spiriti del fuoco e 49 torri bombardiere. Va bene, ci sta. Essendo che comunque l'epica ce l'ha data all'inizio, la leggendaria, soltanto poi una epica leggendaria era difficile che ce la dava dopo. Allora, vediamo un po' il magico. 1050 d'oro, 3 gang goblin, 22 barbari, 55 spiriti del ghiaccio, ci sta, che sono abbastanza... cioè, sono forti, diciamo. 10 goblin cerbottaniere, buono. 11 mega sgherri, se adesso ci arrivano tutte le epiche, può esserci la leggendaria. Vediamo un po'. No, soltanto due guardie, e un'altra epica, una furia. Va bene, va bene. E niente, con questo abbiamo finito Unicorn e possiamo passare al prossimo player. Ora siamo sul profilo di Jessica, sempre del mio clan Deathly Shadows. Possiamo vedere che ha 2871 corone ed è in arena. E il suo mazzo è appunto questo. A questo punto partiamo dal baule del clan. Vediamo un po' che non l'ho ancora aperto. 1008 corone, 8 barbari scelti. Poi vediamo 18 arcieri, 49 gang goblin, 71 frecce,
17 razzi e la epica, appunto. Due guardie, va bene. Oh, le guardie stanno molto in questo video, eh. Anche le gang goblin ce ne sono molte. Adesso andiamo dal baule omaggio, via, subito. 78 di oro, un dormatore di cinghiali, buonissimo. 18 barbari e basta. Il dormatore di cinghiali però mi è piaciuto. 87 d'oro, 2 gemme, una capanna di goblin, 10 scheletri e basta. Ci sta. Non tanto, ma va bene. Baule della corona, 538 d'oro, 2 gemme, 13 barbari scelti, 49 gang goblin, sono ovunque i goblin, 7 arete da battaglia e un golem, buono, il golem è veramente buono. Se lo sai usare bene, molto buono. 185 di oro, 6 giganti royal, buono, buono, 7 scheletri, 18 barbari scelti, 4 moschettieri e basta. Oh, io non riesco a fare i conti oggi, eh. E niente, adesso partiamo con i bauli, ma... Ah no, prima gigante. 740 di oro, 8 valchirie, 17 goblin cerbottaniere, 24 fornaci e non abbiamo la leggendaria, ma abbiamo una comune, 196 spiriti di ghiaccio. Bene, bene, dai, ci sta questo baule. Andiamo con quelli magici. Il primo, via. 1050 di oro, un ariete da battaglia, 3 razzi, 4 goblin cerbottanieri, 80 barbari scelti, 13 capanna dei barbari, vediamo se esce un'epica, tante epiche, 3 scheletri giganti e c'è la leggendaria, ragazzi, c'è la leggendaria, infatti possiamo vedere il segnalino che si illumina, vediamo un po' con la leggendaria, vediamo, uno stregone di ghiaccio, dai, ci sta, così lo può portare anche a livello 3, anzi a livello 2, scusatemi. Beh, dai, buonissimo questo baule magico, veramente buono. Mi devi un favore, Jessica. Allora, 1050 di oro, 10 frecce, 3 capanna dei goblin, 4 stregoni, 7 valchirie, 7 ariete da battaglia, 70 cavalieri e una epica, 4 e clonazioni. Anche questa può portarla al 3, ci sta benissimo. Bene, ora siamo sul profilo di Samuele, che saluto, sempre che fa parte appunto dei Deathly Shadows, ha 4000 corone e appunto il suo mazzo è questo qui. Bene, adesso possiamo partire dal baule omaggio, via. 93 di oro, un estrattore di elisir, 11 spiriti del ghiaccio e una epica orda di scheletri, perfetto, ci sta benissimo. Poi secondo, via. 93 di oro, 11 spiriti del ghiaccio, 2 moschettieri e basta. Poi baule della corona. Ah no, prima baule del clan, perché mi ricordo che dovevo ancora sbloccarlo. Partiamo subito con 1008 di oro, 2 domatori di cinghiali, 2 cure, 62 barbari scelti, una tornado, 12 giganti e 89 bombaroli. Beh dai, bombaroli ci stanno tantissimo e soprattutto quei 62 barbari scelti e anche il domatore. Partiamo col baule della corona, via. 592 di oro, 2 gemme, 29 cannoni, 43 spiriti del ghiaccio, 9 capanna di goblin e un golem. Oh, ma anche i golem sono tanti in questi episodi, eh. Adesso partiamo da uno dei bauli giganti. 860 di oro, 6 cure, subito così una epica, una congelamento, 228 goblin lancieri, madonna quanti, e 52 reti da battaglia, buono. Se lo fai usare, la rete da battaglia è veramente buona. Secondo baule, vediamo. Allora, 860 di oro, mi sa che è una quota fissa, 71 goblin lancieri, subito anche qua una mongolfiera, benissimo, 157 gang goblin, madonna, stanno spopolando, e alla fine 58 golem di ghiaccio. Va bene, quella mongolfiera mi è piaciuta molto. Adesso andiamo al baule magico, signori. Penultimo baule. 1200 di oro, 2 torri infernali, 32 goblin lancieri, 62 scheletri, in teoria dovremmo aver finito le comuni. C'è 10 di cura, 12 moschettieri, 4 scheletri giganti e un'altra leggendaria, ragazzi. Non ci credo, un'altra leggendaria. Vediamo un po' qual è. Oh mio Dio, l'ansia. Vediamo. Oh mio Dio. Un tronco, bellissimo il tronco, io lo userei a vita il tronco è veramente forte, peccato che l'hanno nerfato, però è veramente potente, quindi ci sta come spacchettamento di un baule magico un tronco.
Ultimo baule, baule leggendario, anche se ne abbiamo già ricevuto una delle carte leggendarie. Vediamo un po' lui quale carte leggendarie ha. Ok, gli mancano la fuorilegge e la strega notturna, quindi speriamo ci sia una di quelle due carte all'interno del baule. Vediamo subito, c'ho l'ansia, aiuto, vediamo quale carta può uscire. Un altro stregone di ghiaccio! Oh, ma quanti stregoni stiamo spacchettando? È impossibile, ce ne sono veramente tanti, siamo già due stregoni di ghiaccio oggi. Perfetto. E con Samuele abbiamo finito, lo salutiamo e passiamo all'ultimo player, che sarei appunto io. Sono arrivata a 3.396 corone e questo è il mio mazzo, l'ho cambiato e secondo me è veramente molto forte per la leggendaria. 3.396, ho sbagliato forse a leggere prima. Allora, partiamo subito dal baule omaggio con 89 di oro, 2 gemme, un razzo e 11 bombaroli, perfetto perché mi servono per il mio mazzo. Secondo baule omaggio, 88 di oro, 2 gemme, 10 orde di sgherri, vediamo, e 2 giganti, va bene, ci sta, dai, soprattutto le 2 gemme che mi servono tanto. 590 di oro, 2 gemme, 15 frecce, 26 goblin, 28 scheletri e 7 reti da battaglia. Va bene. Ci sta. Adesso direi che passiamo al baule epico, perché io lì so di sicuro che non ci sarà una leggendaria, quindi apriamo il baule epico. Una mongolfiera, ci sta. 3 arco X che non userò mai, ma va bene comunque. 5 strega, buonissimo. E, vediamo un po'. 11 specchio, madonna quante! Perfetto, le specchie sono molto utili se le si sa usare molto bene. Ultimo baule, baule magico, ultimo baule dell'episodio, vediamo un po'. 1100 di oro. Poi, 17 arcieri, 21 Tesla, 4 golem di ghiaccio, c'ho l'ansia, 6 giganti, 49 scheletri, vediamo, no, mi sa che non esce, 13 di razzo. E l'ultima è una epica, un principe nero che non uso mai nella vita. Vabbè, il mio spacchettamento è andato un po' male, quello degli altri è andato molto bene. E diciamo, ragazzi, che posso concludere quel video. Mettete un bel like se vi è piaciuto, lasciate dei commenti qui sotto. Mettete mi piace alla pagina di Facebook che troverete nella descrizione. Iscrivetevi se non l'avete già fatto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!